facevano il giro. E quindi non sono stato allo scoperto, non sono stato coperto e quindi ho sofferto, ho dato il massimo. E purtroppo non sarà fatto finire il lupo. Uomini, se ne va bene, comunque ci saranno tantissime altre. Quindi ci fosse che Catalano correva in casa, infatti appartiene al gruppo ciclistico di Pacheco, che tra parentesi ha organizzato questa manifestazione. E allora, innanzitutto, come ti sei piazzato? Ma sicuramente l'ho dovuto fare secondo di categoria, quinto, sesto assoluto, perché, come spiegavo da poc'anzi, non sono riuscito a capire che era l'ultimo giro e sono rimasto leggermente fregato per questo motivo. Poi volevo ribattere al signore di prima, non per fare autocritica. Il circuito non era assolutamente pericoloso, escluso che qualche persona non avrà capito niente, perché non ama lo sport, si è infilato dentro con la macchina senza che sia accaduto niente di grave, per fortuna. Nel giro dove è caduto Panicola è scivolato come sono scivolato io dove c'è la scuola, non per fare critica di nuovo, ma ci sono circuiti molto più pericolosi, quindi ritengo che questo sia un circuito abbastanza bello. Ecco, un circuito abbastanza veloce, tirato con una volata qui alla finale. Molto bella perché c'è la rampetta e poi ci sono quei 50 metri, 100 metri di pianura che si può fare ad arrivo praticamente. Comunque sono molto soddisfatto anche per come è andata la manifestazione. Lei ama perché c'è il campo che corre o perché la gente corre? Quando lo incontro Sicuramente. Quindi va bene rifarla, vero? Domani mattina, naturalmente, dallo scolo con il marito. La fatto. Vedere questa. Ciao, Star. Buon pomeriggio, grazie anche. Nel momento in cui poi si presentava il Pignachetto, Pierinoleo, diritto al picco, a disposizione della giuria, passiamo alla premiazione dei traguardi volante. Innanzitutto ringraziamo Angela Queci, che è stata gentilissima a partecipare in quanto questo pomeriggio dovrà andare a correre a Mostrava, vero? Grazie, cioè a me dispiace tantissimo di non, diciamo che non ho potuto fare la gara competitiva assieme agli altri, ma purtroppo ho la gara femminile federazione a Marsala, perciò
sarà per la prossima volta. Ti ringraziamo per la partecipazione. Grazie. E accetta questo omaggio dal negozio 2000 di Trapani, ti servirà quando esci a fare allenamento per annunciare. Un mazzo di fiori a Angela e la coppa. Di Pacheco e la ditta Vini Ferreato per il contributo dato, alle forze dell'ordine per il contributo e a tutti gli atleti per la bella partecipazione e grinta che hanno messo. Quindi passiamo alla premiazione dei traguardi volante. Due cardinali, due tubolari, due tubolari offerti dalla Di Marco Cicle, ok? Secondo Salvo, secondo posto, questo qua, un mestolo e uno spalmiburro più una pinzetta dalla Vicla, terzo il 26 Barrato Salvatore, un terzo posto, secondo traguardo volante, primo posto il 25 Nocitra, primo traguardo volante offerto dalla Vigla, ti serve poco reto Nino Canutimare. Secondo traguardo volante, secondo Salvo. Una bella asciugatoio per la spiaggia. Gagliano, un terzo posto per Gagliano. Un piatto di ceramica. Non te ne andare, stai qua vicino. Una bellissima cravatta offerta da Linea Più, vai con questa e ti ritiri la cravatta. Una torta gelato o un taglio di capelli? Sono affascico questo qua. La torta gelato. Qua organizzatrice. Qua c'è il buono da ricevere il premio, catalano. Vamo ragazzi, facciamo. A questo punto abbiamo qua il proprietario del bar. Catalano! Il proprietario del bar. Per piacere però, con urgenza. Io non vedo invece. Da Sitte. Sì. Non ho ringraziato Città Sitte che sta dando il suo contributo per questa organizzazione. E possiamo premiare qua, c'è il signor di Trapani, che il bar ha offerto il trofeo per il primo assoluto. Salvo Felice, prego. Mazzo di fiore! Mazzo di fiore felice! Passiamo alla seconda, abbiamo avuto una manifestazione qua a Pacheco, grazie anche al contributo del comune, nei limiti di quello che ha potuto fare. Prossimamente come ci possiamo organizzare? Speriamo di fare meglio, io devo ringraziare voi che siete stati gli artefici e i promotori di questa cosa. Il comune ha fatto poco rispetto alle possibilità, speriamo di fare di più anche in futuro, perché l'iniziativa è lodevole e sicuramente degna di encomio e di lode. Bello applauso a Barrago. Bravo. Quinto cardinale, Fratelli Salvo, parte fuori per la premiazione. Per dovere di cronaca, prego. Prego la premiazione cardinale. Bravo. Sesto, Gioia. Gioia Mondino. Millocca. Prego per Mondino. Millocca. E Spani. Spani giusto di gol.